Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 27 maggio 1926. Il volere divino involge tutto e tutti nell'unità della sua luce. Come tutta la creazione possiede l'unità, e chi deve vivere nel volere divino possiede questa unità. Stavo facendo i miei soliti atti nel volere supremo e una luce inaccessibile avvolgeva il mio piccolo essere. E facendomi come presenti tutte le opere del mio creatore, io avevo un ti amo per ciascuna cosa creata, un moto per ogni moto, e una adorazione e un grazie di riconoscenza per tutta la creazione. Ma però comprendevo che era la stessa luce quella che mi somministrava quel ti amo per ogni cosa, quel moto, quell'adorazione. Io ero solo in preda alla luce ed essa mi allargava, mi impiccoliva e faceva della mia piccolezza quello che voleva. Ora, mentre mi trovavo in questo stato, io ero dolente perché non vedevo il mio dolce Gesù e pensavo tra me: Gesù mi ha lasciata. Ed in questa benedetta luce io non so dove rivolgere i miei passi per ritrovarlo, perché non si vede né dove comincia né dove finisce. Oh
luce santa, fammi trovare colui che ha tutta la mia vita, il mio bene sommo. Ma mentre mi sfogavo per il dolore della privazione di Gesù, tutto bontà è uscito da dentro il mio interno e tutto tenerezza mi ha detto: figlia mia, perché temi? Io non ti lascio, ma è piuttosto il mio volere supremo che mi eclissa in te. La luce della mia volontà è interminabile, infinita, non si trovano i confini, né dove comincia, né dove finisce. Invece la mia umanità ha i suoi confini, i suoi limiti, e perciò essendo la mia umanità più piccola della mia eterna volontà, io resto coinvolto in essa e come eclissato. E mentre sto con te do il campo d'azione al mio volere e godo del suo operato divino nella piccolezza dell'anima tua e preparo una nuova lezione da farti per farti conoscere sempre più le meraviglie del mio supremo volere. Perciò quando nuoti in esso sii certa che sto con te, anzi faccio con te ciò che fai tu e per darle tutto il campo di azione io sto in te come nascosto per godermi i suoi frutti. Onde tu devi sapere, figlia mia, che la vera luce è inseparabile. Guarda, anche il sole che nell'atmosfera tiene questa prerogativa e possiede l'unità della luce, è tanto compatta insieme la luce nella sua sfera che non ne perde un atomo ad onta che scende nel basso riempiendo di luce tutta la terra. Ma la luce non si divide mai. È tanto compatta in se stessa, unita, inseparabile, che nulla mai perde della sua luce solare. Tanto è vero che tutto insieme espande i suoi raggi, fugando dappertutto le tenebre dalla terra, e tutta insieme ritira la sua luce, non lasciando neppure le tracce dei suoi atomi. Se la luce del sole fosse divisibile, da quanto tempo si sarebbe impoverito di luce e non avrebbe più forza di illuminare tutta la terra? Si potrebbe dire luce divisa, terra desolata. Sicché il sole può cantare vittoria e possiede tutta la sua forza e tutti i suoi effetti nell'unità della sua luce. E se la terra riceve tanti mirabili ed innumerevoli effetti, che si può chiamare vita della terra e il sole, tutto ne avviene dall'unità della luce che possiede, che da tanti secoli non ha sperduto neppure un atomo di luce da Dio affidatogli, e perciò è sempre trionfante, maestoso e fisso, e sempre stabile a decantare nella sua luce il trionfo e la gloria della luce eterna del suo Creatore. Ora, figlia mia, il sole è simbolo del mio eterno volere, e se questo simbolo possiede l'unità della luce, molto più la mia volontà, che non è simbolo, ma la realtà della luce. E il sole si può chiamare la sfioritura della luce inaccessibile della mia volontà. E tu hai visto la sua immensità, che non si vede un globo di luce come il sole, ma vastità immensa, cui l'occhio umano non può giungere e guardare né dove finisce, né dove incomincia. Eppure tutta questa interminabilità di luce è un atto solo dell'eterno volere. È tanto compatta insieme tutta questa luce increata che si rende inseparabile, indivisibile, sicché più che sole possiede l'unità eterna, in cui viene fondato il trionfo di Dio e di tutte le opere nostre. Ora, questo trionfo dell'unità del supremo volere, il centro della sua sede, del suo trono, è il centro della Trinità Sacrosanta. Da questo centro divino partono i suoi raggi fulgidissimi ed investono tutta la patria celeste e tutti i santi e angeli sono investiti dall'unità del mio volere e tutti ricevono gli innumerevoli effetti che, rapendoli tutti in sé, formano di loro una sola unità con l'unità suprema della mia volontà. Questi raggi investono la creazione tutta e formano la sua unità con l'anima che vive nella mia volontà. Guarda l'unità di questa luce della mia volontà che sta nel centro delle tre divine persone e che è già fissata in te. Sicché una è la luce e l'atto, una è la volontà. Ora, mentre stai facendo i tuoi atti in questa unità, sono già incorporati a quell'atto solo del centro e la divinità è già con te a fare ciò che fai tu. La Mamma Celeste, i santi e angeli e tutta la creazione, tutti in coro ripetono il tuo atto e sentono gli effetti della volontà suprema. Guarda, ascolta il prodigio non mai visto,
di quell'atto solo che riempie cielo e terra e che la stessa Trinità, unificandosi con la creatura, si mette come primo atto dell'atto della creatura. In questo mentre vedevo la luce eterna fissata in me, sentivo il coro di tutto il cielo e di tutta la creazione nel suo muto linguaggio. Ma chi può dire tutto e ciò che comprendevo dell'unità della luce e del supremo volere? E Gesù ha aggiunto: Figlia mia, ogni atto, per essere buono e santo, il suo principio deve venire da Dio. Ed ecco che per l'anima che vive nel mio volere, nell'unità di questa luce, la sua adorazione, il suo amore, il suo moto e tutto ciò che può fare, incomincia dalla Trinità divina. Sicché riceve il principio dei suoi atti da Dio stesso. Ed ecco che la sua adorazione, il suo amore, il suo moto è la stessa adorazione che hanno tra loro le tre divine persone. È lo stesso reciproco amore che regna tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il suo moto è quel moto eterno che mai cessa e che dà moto a tutti. L'unità di questa luce mette tutto in comune e ciò che fa Dio fa l'anima e ciò che fa l'anima fa Dio. Dio per virtù propria, l'anima in virtù dell'unità della luce che l'involge. Perciò il prodigio del vivere del mio volere è il prodigio di Dio stesso, è il prodigio primario. Tutti gli altri prodigi, tutte le altre opere, anche buone e sante, restano eclissate, scompaiono innanzi agli atti fatti nell'unità di questa luce. Immaginati il sole che nell'unità della sua luce spande i suoi raggi invadendo tutta la terra e le creature che mettessero di fronte alla sfolgorante luce del sole tutte le luci che ci sono nel basso della terra, luce elettrica, luci private, per quante ne volessero mettere. La loro luce resterebbe meschina innanzi al sole, quasi come se non fossero, e nessuno si servirebbe di tutte quelle luci per avere la luce al passo per camminare, alla mano per lavorare, all'occhio per vedere, ma tutti si servirebbero del sole e tutte quelle luci resterebbero oziose, senza fare bene a nessuno. Tali sono tutte le altre opere che non sono fatte nell'unità della luce del mio volere, sono piccole luci innanzi al gran sole. E quasi non ci si fa attenzione. Ma però quelle luci che stando il sole non servono e non fanno figure né bene, scomparso il sole acquistano il loro piccolo valore, fanno il loro piccolo bene. Sono luce nelle tenebre della notte, servono all'operato dell'uomo, ma non sono mai sole, né possono fare il gran bene che può fare il sole. Eppure lo scopo della creazione era che avendo uscito tutte le cose da dentro l'unità di questa luce del Fiat Supremo, tutti dovevano restare nell'unità di essa. Solo la creatura non volle conoscere questo scopo ed uscì dall'unità della luce del mio volere e si ridusse a mendicare gli effetti di questa luce. Quasi come terra che mendica dal sole la vegetazione e lo sviluppo del seme che nasconde nel suo seno. Quale dolore, figlia mia, quale dolore. Da re ridursi mendicante e mendicare da chi doveva stare a suo servizio. Gesù, tutto afflitto e dolente, ha fatto silenzio ed io comprendevo tutto il dolore che lo trafiggeva, sentivo in me questo suo dolore che mi penetrava fin nelle più intime fibre dell'anima mia. Ma io volevo a qualunque costo sollevare Gesù e sono ritornata ai miei soliti atti nell'unità del suo volere, conoscendo che lui passa facilmente dal dolore alla gioia. Quando la mia piccolezza si tuffa nella luce inaccessibile della sua volontà, onde Gesù amava insieme con me, l'amore ha rimarginato il suo dolore e ha ripreso il suo dire: Figlia mia, giacché ti sto crescendo nel mio volere, non volermi mai dare questo dolore così trafiggente di uscire dall'unità della luce del Fiat Supremo. Promettimi, giurami, che sarai sempre la neonata della mia volontà. Ed io: Amore mio, consolati, io lo prometto, lo giuro, e tu devi promettermi di tenermi sempre nelle tue braccia ed inabissata nel tuo volere. Né devi mai lasciarmi se vuoi che io sia sempre, sempre la piccola figlia della tua volontà. Che io tremo e temo di me stessa, molto più che quanto più tu parli di questo volere supremo, tanto più io sento che non sono buona. E la nullità del mio nulla si fa più sentire. E Gesù, sospirando, ha soggiunto: Figlia mia, questo sentire di più il tuo nulla non si oppone al vivere nel mio volere, anzi, è un tuo dovere. Tutte le opere mie sono formate sopra il nulla e perciò il tutto può fare tutto quello che vuole.
Se il sole avesse ragione e gli si domandasse: che fai di bene? Quali sono i tuoi effetti? Quanta luce e calore contieni? Risponderebbe: io non faccio nulla. So solo che la luce datami da Dio è investita del volere supremo e faccio ciò che vuole, mi stendo dove vuole e produco gli effetti che vuole. E mentre faccio tanto, io resto sempre nulla e tutto fa il volere divino in me. E così tutte le altre opere mie, tutta la gloria loro è di restare nel nulla, per dare tutto il campo alla mia volontà di farlo operare. Solo l'uomo volle fare senza la volontà del suo creatore, volle far operare il suo nulla, credendosi buono a qualche cosa. Ed il tutto, sentendosi posposto dal nulla, uscì dall'uomo, il quale si ridusse da superiore a tutti al di sotto di tutti. Perciò fa che il tuo nulla stia sempre in balia del mio volere, se vuoi che l'unità della sua luce operi in te e richiami a novella vita lo scopo della creazione. Iniziamo la meditazione di questo lungo e articolato, ecco, brano di oggi. Diciamo, fondamentalmente si può dividere in due grandi parti. Nella prima c'è un grande volo, ecco, del Signore a cercare, per quanto possibile, a noi poveri mortali, ecco, di mostrare la grandezza di quella luce interminabile. Tante volte ricorre questo termine luce, no? Luce interminabile, luce increata, l'unità della luce della divina volontà, no? Ecco, è tutta quanta una grande illustrazione, un'apologia, usando, ecco, le consuete similitudini, soprattutto del sole, ecco, che, come sappiamo, è l'immagine che più si avvicina, diciamo così, a far comprendere qualcosa della divina volontà, la cui luce però, come ci dice Luisa e come Gesù ci conferma, è interminabile, non si trovano confini né dove comincia né dove finisce. La luce della divina volontà eclissa ovviamente la stessa umanità di Gesù. La luce della divina volontà, ancora tra le cose che ha detto, è il centro della Trinità sacrosanta. Da lì parte ed irraggia tutti quanti i suoi benefici, incredibili, santi e rettificanti effetti in cielo e in terra. In cielo dappertutto, in terra purtroppo limitatamente a coloro che la desiderano, che la accolgono. Anche se da un punto di vista oggettivo, come ben sappiamo, la divina volontà riempie il cielo e la terra, come dice la scrittura. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, no? Diciamo anche nel santo della messa. Ecco, quindi c'è questa esaltazione della divina volontà e quindi poi conseguentemente dell'operare nella divina volontà. Il brano chiude appunto con la prima parte del brano termina con una spiegazione della grandezza e dell'importanza del fare gli atti nella divina volontà. Perché Gesù dice che ogni atto già di per sé, per essere buono e santo, il suo principio deve venire da Dio. Come dice Gesù nel Vangelo, senza di me non potete fare nulla, tra parentesi sottointeso, di buono. Quindi non esistono atti buoni e santi che non abbiano il principio che viene da Dio, no? Anche gli atti umani, questo ce lo insegna il Magistero della Chiesa, la teologia morale, per essere buoni davanti a Dio non basta che siano umanamente buoni, ma devono essere compiuti in stato di grazia per essere appunto buoni e santi davanti a Dio e quindi meritare davanti al Signore. Perché un atto compiuto senza la grazia di Dio non ha questa caratteristica di poter valere dinanzi a lui, questo lo insegna già la dogmatica e la morale. Evidentemente, quando un'anima vive nel divin volere, compie gli atti nel divin volere, sappiamo bene che una delle caratteristiche di questi atti è che trasformano un atto umano in atto divino, quindi il principio è Dio proprio in senso stretto.
E allora, dice Gesù, l'anima che fa queste cose, che vive nell'unità di questa luce, la sua adorazione, il suo amore, il suo moto, comincia dalla Trinità divina, riceve il principio dei suoi atti da Dio stesso. Ed ecco che le cose che fa la sua adorazione, il suo amore, è la stessa adorazione e lo stesso amore che regna nella Santissima Trinità. E chiude con quello bellissimo adagio: ciò che fa Dio fa l'anima e ciò che fa l'anima fa Dio. Cioè, questo è il prodigio primario, lo chiamo qui, il prodigio primario del vivere nel divino volere, no? Dinanzi a cui scompaiono tutte quante le altre opere. Poi Gesù fa un'altra immagine ancora, questa la possiamo vedere facilmente, no? Dice: senti un po', cioè, per farti capire, cioè, il concetto, no? Che ogni atto, diciamo così, anche un atto umano in grazia, quindi anche un atto umano meritorio, perché compiuto in grazia di Dio, quindi che ha il principio, diciamo così, della sua causa meritoria nella grazia divina, ma non il principio dell'atto in Dio stesso come un atto compiuto nella divina volontà, dice, è come, dice, la luce artificiale dinanzi alla luce del sole. È evidente che se noi possiamo accendere tutte le candele del mondo, possiamo accendere tutte quante le lampade, adesso abbiamo le super lampade alogene, il LED, tutto quello che vogliamo, no? Cioè, la luce che per esempio dà il sole a mezzogiorno, cioè, non può essere paragonata, insomma, con nessuna fonte di luce artificiale. E chi dovesse scegliere da quale luce farsi guidare, potendo avere la scelta, nessuno sarebbe così folle da preferire luce artificiale a quella solare. Neanche oggi, figuriamoci quando l'unica luce artificiale, un tempo prima che scoprissero l'elettricità, erano le lampade accese, insomma, quindi era il fuoco, no? Quindi con le lampade accese la notte si vede ben poco, no? Adesso ci vediamo un po' meglio, ma comunque non è paragonabile la luce artificiale a quella del sole. E Gesù poi termina spiegando sempre questa grande, diciamo, presentazione che fa, dice, lo scopo della creazione era che tutti gli atti compiuti dall'uomo, in particolare, dovevano restare dentro l'unità di questa luce del Fiat Supremo. Cioè, le piccole luci, usando questa metafora, le candele accese, le lampadine, non sarebbero dovute proprio esistere, d'accordo? Perché ogni atto compiuto nel divino volere, questo non dimentichiamolo, questa immagine è un sole che si accende, lo troveremo poi eternamente acceso, nella Santissima Trinità. Non è un gioco, non è una metafora, non è uno scherzo, no? Non è una candela, non è una lampadina, è un sole. Purtroppo, però, la creatura non volle conoscere questo scopo, uscì dall'unità della luce del sole del mio volere e si ridusse a mendicare gli effetti di questa luce, no? Quindi tragedia, quasi come terra che mendica dal sole la vegetazione. Dice, da re ridursi mendicante e mendicare da chi doveva stare al suo servizio, cioè dalle creature, e spesso e volentieri anche dalle creature più piccole di noi. Questa è la grande tragedia, quindi in queste, certamente articolata prima parte, Gesù ha fatto un po', ecco, ha dato un po' una grande luce sulla luce della sua volontà, tornando a, come dire, spiegare la vocazione unica dell'uomo, perché questo era il suo disegno sull'uomo, e la tragedia dell'aver purtroppo perduto questa dignità e quindi questa possibilità di vivere una vita completamente divina fin da questo mondo. Termina tutto quanto questo brano, ecco, quindi con questa nota dolente, quindi con un grande dolore di Gesù. Io su questo, ecco, anche se questa è una meditazione, sul dolore di Gesù, sulla sofferenza in qualche modo reale sua e grande, nel vedere come stiamo ridotti. Questo a mio avviso è un ottimo pensiero che può condurci molto facilmente
alla preghiera profonda. Adesso fuori della meditazione che evidentemente comporta delle riflessioni, no? Ma mettersi davanti al Signore, davanti al Santissimo Sacramento, davanti al tabernacolo, ma anche nel segreto della propria stanza, ripensare a queste cose e poi guardare Gesù, provare a immaginare, cioè, il dolore, cioè, perché noi pensiamo, cioè, proprio il contrasto che c'è, no? Tra una vita meravigliosa e quello che vediamo in giro in continuazione. Cioè, noi vediamo un continuo film dell'orrore proprio, ma proprio stamattina, se posso raccontare, insomma, è venuto a me un dolore che non finisce mai. Leggevo sulle notizie, insomma, in primo piano, che circolano, insomma, sui social, una pazzia, cioè, la cosa, dico, era meglio che non la leggevo, che mi è andato per storto la giornata. In Danimarca tra poco non ci sarà più neanche un figlio Down. Sono non so quanti anni che attraverso le tecniche di diagnosi prenatale, fattibili in qualunque periodo ovviamente della gravidanza, e aborti assolutamente gratuiti, vengono dette alle donne: guarda che c'è il figlio Down, quindi è ovvio che il figlio Down non nasce. E tutti contenti, davano i numeri che nell'ultimo anno, adesso non so, adesso non mi ricordo il numero, ma insomma siamo nell'ordine 18 dovrebbero essere nati Down. Dice il medico tutto contento, dice: ormai dopo 2-3 anni arriveremo a 0 Down all'anno. Ma attenzione, questo non è perché è migliorato qualcosa, perché li ammazzano tutti. Cioè, io leggendo quelle cose dico, ma cioè, l'aborto, abominevole delitto, cioè, è proprio una cosa che, se si potesse vedere la nefandezza di questo crimine, ma si inorridirebbe proprio. Il male che provoca, le conseguenze che lascia. Quindi figuriamoci, no? Cioè, comprendere il dolore di Dio, cioè che, chiamati a vette tanto alte, l'uomo sta degradato in questa maniera proprio veramente allucinante a causa della volontà umana, eh? E che cosa deve fare Gesù? Piange, soffre, dice: ma tu guarda questi come si sono ridotti, sapendo, perché lo sa, che se uno volesse potrebbe uscire da queste cose, perché nessuno è obbligato a trasformare la terra in una macelleria di innocenti, no? Una donna che fa una cosa di questo genere non è mica obbligata, d'accordo? Se usasse un pochettino la propria coscienza, entrasse un pochino in se stessa, non farebbe mai una cosa di questo genere. Però pensare sul dolore di Gesù, e poi Luisa dice: mo lo consolo io, comincio a fare un po' di atti nella divina volontà, perché gli faccio vedere, insomma, che Gesù, qua io posso fa poco, insomma, però almeno cerco, per come posso, di darti la gioia che quello che tu vorresti per noi, io almeno ci provo a farlo, insomma, no? E Gesù si rallegra subito, e poi però Luisa dice: aspetta, però Gesù mio, c'è stato un piccolo problema, dice: ma io sono nulla, quindi che faccio io? Dice Gesù, gli dice: guarda, promettimi che almeno tu non esci da questo, non darmi il dolore di uscire dalla luce del Fiat Supremo. Dice: sì sì, no, te lo prometto, ma c'è un piccolo problema, però io sono proprio un nulla. Dico, e quanto più tu mi parli di questa roba, più nulla mi sento, e più mi sento che non so buono. Dico, non sono buona. Dalle nostre parti si dice: non so buono, ecco, non so capace. L'unità del mio nulla si fa più sentire. Gesù dice: benissimo, dice, questo non è un problema, anzi, questo è un dovere. Quindi anche quando noi, capita anche a me, penso che capita a tanti, sentiamo tante cose, rimaniamo a bocca aperta e dici: ma veramente tutte queste cose, ma chi sono io per compiere un atto divino, insomma, no? Per avere, come dire, cioè, ecco, quindi tutto ciò che può nascere nel nostro cuore, che evidentemente è bene che sia così, insomma, che è figlio della nostra evidente condizione di creaturalità, di limitatezza,
non c'è problema. Anzi, deve essere così. Perché questa è la più grande verità. Questo vale per tutta la creazione. Dice. Se il sole potesse parlare, tu gli chiederesti, ehi, ma come fai a dare tutta quanta questa luce che dai? Come faccio? Io non faccio niente. Io non faccio altro che, come dire, mettere in atto quello che ho ricevuto. Sta luce viene da qualche posto che non è me stesso e io semplicemente la riverbero, la faccio fuoriuscire in automatico da me. E ecco perché anche la teologia classica, no? Fare tutto a gloria di Dio, ecco perché la superbia, la vanagloria sono peccati proprio di una stupidità sconfinata. Ma anche quando noi ci attacchiamo o idolatriamo le persone anche buone, no? Cioè, è completamente assurda un'operazione del genere. Perché se una persona è buona o fa qualcosa di buono, quel buono non viene dalla persona, viene da Dio. Non dalla creatura. La creatura l'unica cosa che può fare è mettersi in condizione di ricevere da Dio tutto quello che Dio vuole dargli, fare tutto quello che Dio ha già programmato di fare con questa persona e basta. Ma la gloria non è la nostra, ma è di Dio. C'è un bellissimo salmo che dice non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, perché così è. Invece diamo tra virgolette gloria a noi stessi, stupidamente, quando vogliamo fare senza la divina volontà. Lui si dice, ma io sono troppo piccola per agire nella divina volontà. Dice, no, ma è proprio perché sei piccola che agisci nella divina volontà. Perché quando uno si mette a fare il grande, quindi voler fare da sé, che esce quindi dalla divina volontà e pretende di dare gloria al suo nulla, il che è proprio la pazzia e l'assurdo più grande che possa esserci e che possa concepirsi, no? Drammatiche parole. Tutte le opere mie, tutta la gloria, l'ora di restare nel nulla, per dare a tutto il campo la mia volontà di farlo operare. L'uccellino che canta, ma di chi è la gloria? L'uccellino, cioè, ma siamo anche noi così, no? Proviamo a pensare a noi stessi, io che sto parlando, io mi ritrovo a essere prete, senza nessun mio merito, battezzato, sto dicendo queste cose che sto dicendo, ho conosciuto queste cose, cioè è chiaro che non sono un automa, quindi nella vita ci sono stata una sequenza di atti liberi, ma quando uno guarda con attenzione anche tante cose, insomma, che escono dalla mia bocca, escono, ma io poi dopo 5 minuti me le sono già dimenticate, d'accordo? Quindi uno veramente si accorge misteriosamente che siamo proprio un nulla reale, d'accordo? Cioè che tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto. Un uccellino che canta, ma chi gliel'ha messo quelle note nella gola? Chi gli ha dato l'essere di uccellino? Gliel'ha dato Dio. Fa quelle bellissime melodie perché Dio ve l'ha programmato in quel modo. Così questo vale per tutte le cose create, per i fiori, per le piante, per il mare, per qualunque cosa. E dovrebbe valere a maggior ragione per noi che abbiamo, se volessimo, avremmo doni molto più elevati, molto più grandi e la possibilità di dargliela noi a Dio quella gloria che spetta a Lui solo e che Lui solo merita, anziché voler fare senza la divina volontà del nostro creatore, far operare il nostro nulla, credendoci buoni a qualcosa, con la conseguenza che il tutto dice, bene, tu ti pensi che sei buono a qualcosa, buon divertimento, vai, con la conseguenza che si diventerà da superiori a tutti, inferiori a tutti e abbrutiti al di sotto delle peggiori delle bestie, come purtroppo, ahimè, molti figli degli uomini oggi vivono, e non ci vuole tanto, ecco, per prendere coscienza
che purtroppo tanti nostri fratelli e sorelle vivono ben al di sotto del tasso di degradazione degli animali bruti. Tant'è, e questo è il salario amaro di chi crede di poter fare da sé, si crede buono a qualcosa, vuol far operare il nulla. Il nulla produce, nel migliore dei casi, nulla, nel peggiore dei casi, morte, dolore e distruzione. Cioè, il teatrino che quotidianamente, disgraziatamente, sfila sotto i nostri occhi. Ci mettiamo come sempre tanti alla Madonna, parlando un po' con lei e per mezzo di lei con Gesù. Vogliamo dire a te, o Santa Vergine Maria, al nostro Dio e Signore Gesù, anzitutto che facciamo nostri, ecco, anche in questo attimo di preghiera, i vostri dolori nel vedere la caduta degli dèi per vocazione, potremmo chiamarla così, il crepuscolo degli dèi per vocazione. Quali sarebbero dovuti essere i figli degli uomini? E come purtroppo stanno ridotti. Chiediamo anche a te, Gesù, e alla principessa del Regno della Divina Volontà, che è Maria Santissima, la grazia e il dono di poter comprendere l'altezza di questa vita, il dono della Divina Volontà, ecco, di imparare ad operare sempre più e sempre meglio in esse, per recuperare la nostra dignità perduta, ecco, fino al punto di entrare in questo prodigio primario, il prodigio del vivere nel Divin Volere, il prodigio di Dio stesso. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.